Salve a tutti e benvenuti nel 16° episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60fps da PC. Nella scorsa puntata avevamo completato la vetta di Baur, non al 100% perché ci mancano dei collezionabili e delle zone extra da completare, per cui ci serviranno nuove abilità, ma abbiamo preso il nostro fuoco fatuo. La memoria della foresta ora è dalla nostra parte. Perciò io direi di innanzitutto tornare qui, al lab centrale. Abbiamo anche parlato con Baur, per cui non mi metto a riparlare di nuovo con lui. Se volete recuperare è esattamente nello scorso episodio. Anche la parte finale della fuga della valanga. Ora io vorrei andare invece con i soldi che abbiamo acquisito. Intanto passiamo davanti al Key che ci ha regalato un bonus incredibile. A comprare il triplo salto. Vai. Una spesa molto interessante, eh? Ok. Ed ora posso equipaggiarlo. Togliendo una cosa inutile tipo recupero. Recupero lo possiamo togliere. E mettiamoci il triplo salto. Oh sì. Ora sì che possiamo sgattaiolare via in diversi punti. E in questa parte andremo a fare una cosa secondaria, avete sentito bene, secondaria. Perciò se non vi piacciono le cose secondarie, mi spiace per voi, passate direttamente alla prossima, non so cosa dirvi. Però sappiate che è molto bella questa cosa secondaria che facciamo. È originale e ci sta tutta. Ed è anche un bel richiamo al primo capitolo di Ori. Andremo a fare i cunicoli della mezzanotte, qui. Tra l'altro abbiamo avuto anche un'indiscrezione, una notizia. Secondo Ofer, che ricordo essere la scimmia del maestro d'armi, vicino ai cunicoli della mezzanotte c'è una conoscenza che sblocca la vera padronanza delle armi spirituali. E chi siamo noi per non andare a scoprirlo, scusa, eh? Cioè, adesso, voglio dire. Innanzitutto quello scoiattolone deve... Ops, gli ho tirato... pensavo di tirare una martellata, invece gli ho tirato una palla di fuoco. Tra l'altro possiamo andare anche lassù, ora. Che cosa c'è effettivamente? Ah, posso andare lì. E posso fare così. E così. E prendermi. Haha. Questo frammento di cellula vitale. La mia vita massima è aumentata. Aia. Solamente per perderla di nuovo. Ok, ora devo andare qui sotto, sì, qua giù. Vediamo se di qua, no, di qua avevo già preso tutto. Non tutto però, perché qui nell'acqua c'è sicuramente qualcosa da prendere. Questo scoiattolo ha rotto le palle, eh. Fuori, basta, via. Dicevo, nell'acqua c'è sicuramente qualcosa da prendere. Vediamo, è esattamente qui. Vediamo se posso farlo oppure se mi serve un'abilità. Ok, no, posso farlo. Tac, un minerale dei Gorlek. Bene, così. Passaggio segreto di qua. Nope, ok. Ori è pienissimo di segreti, eh. Quasi ogni stanza nasconde un segreto, quindi attenti. Ok, con il rampino è tutto molto più veloce. E qua possiamo prendere, haha, questo frammento di cellula energetica. Bene così. E possiamo continuare a scendere, tra l'altro. Qui sotto dovrebbe esserci un passaggio che non riuscivamo ad aprire prima. Vediamo, eh. Esattamente, questo qui sotto. E credo che la leva per aprirlo sia qui sopra. Esattamente, mi ricordo bene. Prendiamoci un altro frammento di cellula energetica. No, non volevo tornare su, ma volevo scendere. Ecco qua un altro bel premio. Frammento di cellula energetica. Che bello quando faccio crepare questi cosi. Ok,
Diamo un'occhiata alla mappa e stiamo andando nella direzione giusta. Guarda, allora il triplo salto, eh. Possiamo scendere a questo punto, ma direi di andare a prendere anche quel frammento che ci eravamo lasciati prima. Cioè, meglio, quel minerale dei Gorlek che ci eravamo lasciati prima lassù. Ovviamente uccidiamo anche tutti questi mostriciattoli. Vai. Non era di qua, ma più sotto. Eccolo lì. E ci eravamo lasciati proprio nel secondo episodio del Let's Play. E tra l'altro è anche la strada che dobbiamo prendere, probabilmente. Esatto, cunicoli della mezzanotte, da questa parte. Un ragno! Da quanto non si vedevano i ragni qui? Aia. Facciamo così. Martello. Ok, fuori uno. Aia, non volevo cadere così. Ma è pericoloso questo ragno, eh? Spara in continuazione, poi evita i colpi che li rimandi perché va su e giù. Sono forti i ragni, in questo gioco. Sono molto più forti del primo gioco. Però noi scendiamo. Mi spari? Grazie. Ne spari un altro? Grazie. Esperienza presa. Ed ora si scende. Magari evitando i colpi che ci bombardano. Oh. Attento te lì, eh. Ha qualcosa sotto lui? No, qui sotto c'è questo, ma che non riusciamo a prendere attualmente. Quindi ci possiamo solo andare qua su. E qui possiamo fare così. Ok. Eccoci. Ah, benvenuto. Arrivi al momento giusto. Ho appena decifrato queste pietre. A un osservatore casuale potrebbe sembrare un semplice mucchio di pietre, ma per me sono una chiave. Visto? Alcune sono lunghe, altre corte. Sono le note di una canzone. Scommetto che la canzone apre questo cancello per i cunicoli della mezzanotte. Però non so esattamente come. Ok, parliamo ancora a Tocca. Se solo sapessi leggere le annotazioni sulla pietra. Allora, guardate la pietra. Noi qui intanto abbiamo tre campanelle. Tre campanelle con un fungo qui che ci permetterebbe di iniziare a colpirle. E come sentite, fanno dei suoni. Ok? Perciò noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo suonare la canzone. Guardate qui. Raffigurata dalle pietre. Abbiamo una nota lunga iniziale, una nota corta, poi due note medie, una nota lunga, una nota corta e una nota lunga. Ok? Quindi facciamola. Iniziamo con la lunga. Lunga, corta, media, media. Lunga, corta, media. Lunga, corta, lunga. Vai. Lunga. Questa, corta, media, media, e bisogna andare di là e poi, ah, lunga, corta e lunga. E si sono aperti i cunicoli della mezzanotte. Ora dobbiamo trovare il manufatto nei cunicoli della mezzanotte. Squawk, hai aperto l'ingresso dei cunicoli di mezzanotte. Che velocità! Hai visto, Quawk? Tok, hai visto? Siamo forti noi. Andiamo con calma. Guardate quanto è profondo questo posto. Aia. Ah, io ne spedisco uno contro di lui. Niente, non ha avuto alcun effetto. Questi ragni sono pericolosissimi, fanno un casino di danno. Ok. Come vedete, questa è un'area abbastanza avanzata nel gioco, cioè tecnicamente potete venirci quasi all'inizio, ma non ve lo consiglio perché è davvero avanzata. Qui non c'è nulla.
Ora, so che alcuni di voi che magari l'hanno già giocato mi stanno dicendo: ma perché lo fai? Lo puoi fare fin dall'inizio quella cosa che farai a fine episodio. Sì, però voglio comunque completare l'area, voglio farlo nel migliore dei modi. Intanto qui abbiamo il ritorno dei teletrasporti. No, lo devo prendere meglio. I teletrasporti però che hanno una fisica migliore rispetto a quelli del primo Ori. Perché infatti, più velocità hai quando cadi, più in alto vai quando risali. Hoppa! Dobbiamo andare lassù. Quindi dobbiamo andare ancora più in alto. Con questo dovremmo arrivarci, in teoria. Non ancora! Ok, sì, questo. Ci siamo. Abbiamo il lupo qui. No, non volevo martellarti, lupo. Salve, fidato viandante. Hai notato le numerose buche di questo posto? Sembrano essere opera di una creatura enorme. Beh, io sono contento che non ci sia più e mi abbia lasciato un rompicapo così affascinante da tracciare. Vuoi acquistare una mappa di questi intricati cunicoli? Assolutamente sì. Anche perché la mappa ci mostrerà dove vanno i vari teletrasporti. Come vedete, ogni teletrasporto è collegato ad un altro. Così, vedete. Quindi sappiamo ora come orientarci. È passato del tempo da quando i cunicoli della mezzanotte sono stati aperti all'esplorazione. È stata opera di quel Moki che chiamano Ululo. Eh? Ma Moki? Ululo non è un Moki. Vabbè. Però è un posto affascinante. Hai visto quelle strane formazioni rocciose? Antichi totem, credo. Lasciati da una civiltà scomparsa. Dovrò aggiungerle alle mie osservazioni. E tu pensavi che io mi limitassi a disegnare mappe? Non è così. Però, non raccontare a Toc che mi sono interessato di qualcosa di antico. Penserà che gli faccio concorrenza. A proposito di Ululo, le notti qui sono state tutt'altro che silenziose ultimamente. Beh, si sente ancora stridula, non c'è dubbio, ma non si ascoltano urla, né ringhi. Questa è una notizia che farebbe piacere a Toc, secondo me. Beh, se vi ricordate, Ululo l'abbiamo trovato pietrificato nel Bosco Silente. Ok, questo invece. È un messaggio ripetuto. Quindi qui ci viene data anche un'altra conferma del fatto che Ululo sia schiattato. Ora noi qui possiamo riscendere e risalire da qua. Quindi noi lo faremo. Oppa! Aia! Guarda, lasciatemi andare via da qui, mostri. Oh no, un altro ragno. Becca! Becca! Ok. Guardate quanta esperienza che danno i ragni. Qui sarà dove dovremo andare una volta presi tutte le chiavi di volta. Ed infatti c'è il manufatto che dobbiamo recuperare lì dietro. Quindi riscendiamo di nuovo. Sbattiamo giù questo mostro malefico. Ed eccoci qui nella nuova zona enigmatica. Allora, noi cadendo qui ritorneremo su. Quindi noi in realtà dobbiamo riuscire ad andare dall'altra parte. Dobbiamo riuscire ad andare qui, che ci porterebbe da quest'altra parte qua. Quindi di qua. Ecco fatto. Poi da qui si può andare solo qui sotto. Vediamo un po', eh. Questo lo eliminiamo. Scendiamo un po' qua. Eliminiamo anche questo. Ok. Guardiamo un attimo la mappa. Qui abbiamo una chiave di volta che dobbiamo recuperare. E questo te teletrasporto ci riporterebbe di nuovo qua. Dove siamo usciti, tra l'altro, prima? No, sarebbe sopra. Quindi noi dobbiamo andare lì. Però prima recuperiamo la chiave di volta da qua. Esattamente. Attiviamo la leva. Qui si sblocca anche questo passaggio. Alzando dei teletrasporti. E recuperiamo la chiave di volta. Ora possiamo tornare giù. Eccoci qua. La leva ci serve per... Questa è una prova tempo, eh. Azionare quel meccanismo, però prima di farlo dobbiamo capire dove andare. Dobbiamo capire come fare ad andare lassù. No, attento.
Dobbiamo uscire da quel tronco dell'albero di sopra. Che tecnicamente dovrebbe essere questo. Dobbiamo scoprire come uscire da lì. Forse, dobbiamo andare. Qua bisogna fare un po' di prove perché la mappa non ce lo spiega chiaramente. Allora, vediamo. Andiamo qui sotto. Ok. Abbiamo evidentemente intuito quello che dobbiamo fare. E hop! Purtroppo è un po' lunga come cosa, ma è quello che dobbiamo fare effettivamente, così, per arrivare lassù. Però dobbiamo farlo attivando prima questa leva. Vediamo se si fa così, non ricordo di preciso. Però proviamoci. E infatti ho già sbagliato. Con questo dove si va? Si arriva di qua, ok. E con questo si ritorna su, giusto? Sì. Purtroppo non si vede non si vede il pavimento. Comunque, come abbiamo visto, tutti questi teletrasporti sono tecnicamente inutili. Ammazziamo quel mostriciattolo, che dà fastidio. Recuperiamoci un po' di vita. Quindi questi qui sono abbastanza inutili. Questi qui sotto in realtà non danno niente. Forse questo. Ok, forse quello di sotto che dobbiamo azionare. Vediamo, Così. Così. Esatto, era questo qui. Va bene. L'abbiamo trovato. Uccidiamo il mostriciattolo. Attiviamo la leva e passiamo dall'altra parte. Pronti? Via. Vai. Ok. Hoppa. Ci siamo. Aia. Che botta. Oh. Cazzo fai? Pianta malefica. Beccatene un'altra. Ok. Ce ne mancano due di chiavi di volta, Una potrebbe essere qui sopra, effettivamente. L'altra è ovviamente qui dietro. Quindi noi proseguiamo. Andiamo qui. Poi andiamo qua. Ed eccoci qua, presa. Qui si può rompere il passaggio. E creare un passaggio per, vi ricordate, chi è dove avevamo preso il doppio salto all'inizio del gioco. Passaggio per i cunicoli della mezzanotte. Ed ora dobbiamo riuscire ad arrivare lassù. Vediamo, Così facendo, probabilmente si arriva lassù, andando ancora un po' più in alto. Come vi ho detto, bisogna sfruttare la fisica in questi cunicoli della mezzanotte. Più che fisica, si tratta di gravità, effettivamente. Che è ovviamente una forza fisica, ma dettagli. Qui è un casino, facciamolo, Anche se con la planata diventa tutto molto più semplice. Io inizialmente lo facevo senza planata, infatti era un casino. Ma con la planata è una cavolata. Guardate come evitano i loro stessi colpi questi ragni. Sono proprio infami. Preso. Ok, morto. E prendiamoci l'ultima chiave di volta. A questo punto possiamo tornare giù e tornare indietro. Così. Ecco fatto. Quassù tra l'altro si può andare. Vediamo di riuscirci, però probabilmente è una cosa un po' lunga. Che viene un po' lunga, quindi direi di andare direttamente su. Aia, ragno del cacchio. Prenditi questo colpo in faccia e crepa. Probabilmente là dietro ci sarebbe stato o dell'esperienza o un potenziamento in generale, comunque qualcosa di secondario. Noi per ora vogliamo andare a prendere il manufatto. Lastra bizzarra. È ricoperta di strani simboli. Torna da Toc, missione aggiornata. E noi ci torneremo subito. Sfruttando anche il teletrasporto che c'è qui. Bene.
Andiamo. Ora bisogna risalire però. E la risalita è un po' più ostica della discesa. Aia. No. Ok, vai, spara in un altro mostro. Mostro. Mostro, dove sei? Ok, bravo, spara. Grazie. Pure tu, spara. Grazie. E i mostri nori sono. Cioè, ti fanno dei favori sparandoti. Ed ora possiamo riportare la lastra a Toc. Ah, sei di nuovo qui. Ma quella che hai in mano non è una lastra di pietra? Capisco. È una guida alla lettura delle pietre. Peccato averla trovata solo ora, eh? Un momento. Come non detto, è scritta al contrario. Bah, così è inutile. Intanto ci dà un bel globo di esperienza. Però ci dice anche che era scritta al contrario. Cioè, lui ha decifrato le pietre, ma al contrario, la lastra ovviamente è scritta giusta. Quindi, facendo la combinazione al contrario, però, partendo da destra verso sinistra, si aprirà questa zona qua. Quindi facciamola da destra verso sinistra, perciò lunga, corta, lunga, media, media, corta, lunga. Ok, vai. Lunga. Corta. Lunga. Media. Media. Corta. Lunga. Ora, questa combinazione qui avreste potuto farla già all'inizio della. Quando siete arrivati qui all'inizio della zona, senza andare giù nei cunicoli della mezzanotte a fare tutti i teletrasporti, prendere le chiavi di volta, prendere il manufatto per la missione. Non conta, potevate farlo fin da subito. E infatti, cioè, si può fare tranquillamente in un magari speedrun o in qualsiasi altro contesto che non mi interessi. Andare a prendere esperienza o comunque mostrare quello che c'è sotto. Assorbiamo la luce. Luce ancestrale, la luce degli antichi spiriti ti infonde nuovo potere. Tutti gli attacchi ora infliggono il 25% di danni in più. Ebbene sì, abbiamo avuto un altro incredibile potenziamento dopo quello del Ki degli scorsi episodi. Che si prende la briga di scrivere la chiave per una porta, per poi nasconderla dietro la porta, scritta al contrario. Bah, è incazzato Toc, eh? Arrabbiato proprio. Comunque, dopo aver ottenuto quest'altro bonus incredibile, direi di portarci verso la prossima zona, che sarà. Sarà. Saranno queste. Laggiù nel buio. Le radici di legno marcio. Quindi andiamo qui. Che è il teletrasporto più vicino alla zona. Eccoci qua. E qui io vi saluto perché questo video finisce. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.